Ciao a tutti, benvenuti nuovamente nel nostro canale, il canale degli italiani in giro per il mondo, dove andiamo a incontrare i nostri compaesani che hanno deciso di muoversi dalla bella Italia o che abbiano qualcosa a che fare con business all'estero piuttosto che viaggi. Oggi andiamo a trasferirci a viaggiare gratuitamente la nostra comodità, dalle nostre poltrone, andiamo a Panama. La bella Panama, e andiamo a trovare il nostro amico Mario Gastaldi, che ha deciso, adesso poi ci racconterà il perché e per come, di muoversi fuori dalla bella Italia per incontrare nuove prospettive di vita. Mario, come stai? Un piacere vederti. Piacere vedere te Fabio, molto bene qua, insomma, devo dire che qui il clima è una meraviglia oggi, insomma, stiamo molto bene, siamo contenti, e tutto a posto. Benissimo, vedo il tuo sfondo che ci mostra una bellissima spiaggia, insomma, nonostante anch'io sia vicino alle spiagge, non sono proprio sul lungomare, però insomma, ti invidio un po', realmente ti invidio un po'. Mario, giusto per iniziare un po' a raccontare la tua storia, dici, chi era Mario in Italia? Allora, io avevo un'azienda di consulenza e ci occupavamo di aiutare aziende globali, multinazionali a organizzare la loro espansione internazionale. E per dare un esempio, non so, un progetto che un po' rappresenta il lavoro che facevamo, io ho lavorato per Kronos, che è un'azienda di Boston che ha la sede global a Londra, e a Londra ci riunivamo periodicamente per rendere omogenea la loro presenza nei vari paesi del mondo. E quindi io insieme facevo parte di un gruppo di management che includeva persone di tutti i paesi e tutti i continenti e ci occupavamo e decidevamo insieme che fare perché la presenza di Kronos fosse simile nei diversi paesi. Io davo un supporto per la parte fiscale in particolare e poi avevo dei miei collaboratori e tutti insieme ci univamo insomma col top management di queste aziende. Io ho fatto progetti simili per Novartis, Eli Lilly e simili aziende di questa natura. Io sono nato a Sassari e vissuto a Cagliari per molti anni, però poi gli ultimi anni che io sono stato in Italia, per circa 10 anni, ho vissuto a Milano. È da lì che nasceva tutto. Poi io vivevo molto anche, passavo molto tempo all'estero, appunto a Londra, per esempio. Però vivevo principalmente in Lombardia in quell'epoca. E mentre facevo questa attività di consulenza, ero anche parecchio, diciamo, come passione mi interessava molto anche di tecnologie della collaborazione, no? Come fare in modo che team geograficamente dispersi collaborassero assieme. Cioè, questa cosa poi oggi col Covid è diventata non solo attuale, è diventata una necessità di sopravvivenza, no? Per le aziende. Però allora nel 2010-11, no? Io ero invitato a parlare su questi argomenti da eventi a Milano. Presentato alla Copenhagen Business School, per esempio, su queste cose. E insomma, questo facevo, ero molto appassionato, mi piaceva molto lavorare viaggiando, andando a contatto col cliente, immergendomi nel dibattito con le persone, era una cosa che allora era tipica del periodo. E poi con gli anni è diventato meno, con gli anni sono andato, diciamo, costruendo delle cose più digitali, più a distanza, più insomma, più così. E che poi bisogna dire che col periodo attuale è stata una buona cosa, visto insomma, che molti stanno avendo difficoltà a lavorare assieme nella stessa stanza, no? Purtroppo e tristemente, perché poi vedersi insieme è sempre molto bello. Cioè, a me piace sempre moltissimo riunirmi con le persone, che sia per lavoro, che sia per svago, è una cosa che un po' mi manca in questo periodo, però ci torneremo a questo, insomma. Quindi dalla bella Sardegna, vivendo ovviamente per un discorso di occupazione in Lombardia, sei finito adesso a Panama. Com'è stata questa tua una scelta? È stato un obbligo lavorativo? Raccontaci un po'. Ma allora, diciamo che per molti anni, allora, no? Negli anni 90-2000, no? Io e mia moglie Carla, ogni volta che avevamo un momento libero, andavamo in viaggio da qualche parte. E più di questi posti, più erano diversi e insoliti, più ci interessavano e ci attiravano. Quindi il risultato è che abbiamo vissuto
esperienze bellissime, siamo stati in decine di paesi, la verità, perché non era il nostro hobby, era l'unico, diciamo, era la cosa dove spendevamo i soldi. Quando avevamo un mese di tempo andavamo, 20 giorni di tempo andavamo, tipicamente era Natale piuttosto che l'estate, no, italiano, e siamo stati quindi dappertutto. In ogni posto dove andavamo ci chiedevamo: ma ci piacerebbe vivere qua? No, guardavamo il posto, ma qua ci piacerebbe, quindi moltissima curiosità. Poi ovviamente passando gli anni, insomma, anche con crescendo professionalmente, crescendo il reddito eccetera, a un certo momento è diventato fastidioso un po' la presenza in Italia, diciamo il fisco molto aggressivo, combinato con una gestione del denaro pubblico molto molto scadente e governi francamente, insomma, non buoni, corrotti si può dire, non buoni, insomma, noi eravamo molto frustrati, molto scocciati, quindi ci piaceva molto e pensammo di andare a Panama allora, però invece non ci andammo. E il primo nostro posto, diciamo, fu Mauritius, che è l'isola dell'Oceano Indiano, che tutti in Italia chiamano le Mauritius, e abbiamo vissuto là per 3 anni e mezzo circa. Sì, anche lì stavamo in una spiaggia, Mauritius è un paese, un centro finanziario offshore molto attrattivo, c'ha per esempio 15 banche, no? Per dire, locali, è una repubblica di 1.600.000 abitanti, però è un'economia che non è solo turismo, è un'economia di finanza, è un'economia di attività economiche, è la sede della grande parte delle società del mondo che vogliono investire in Africa ed è la sede delle società che vogliono investire in India. E infatti loro hanno un rapporto di amore e odio con l'India, perché sottraggono molto del gettito fiscale indiano, viene portato a Mauritius, dove si potevano, ora un po' meno, si potevano costituire società che poi andavano a esportare in India e pagando imposte molto più basse di quelle che si pagavano in India. Quindi questa cosa poi l'hanno ridiscussa, l'hanno vista. Comunque poi ci sono anche moltissime aziende nel settore del turismo, e un paese francamente molto bello, multirazziale, multietnico, molto interessante. C'è convivevano tutte le religioni, persone di estrazione sociale, economica molto differente, e fu molto bello, salvo che a un certo momento divenne un po' noioso, anche ancora allora avevamo la curiosità di andare a vedere altri posti, andare a vivere da altre parti, e quindi insomma siamo andati a Panama, no? Che era uno dei precedenti amori, diciamo, una delle precedenti idee. E da Mauritius ci siamo trasferiti a Panama circa 4 anni e mezzo fa, no? 4-5 anni fa. E se abbiamo fatto, insomma, è un lavoro, no? Però l'abbiamo fatto. Ci siamo trasferiti noi, i nostri gatti, sì, li abbiamo portati. E qui a Panama abbiamo vissuto in posti diversi, insomma, abbiamo vissuto in località differenti. Poi, insomma, se interessa, posso parlarne, tu mi guidi. E quindi siamo qua e devo dire che siamo contenti, no? Fondamentalmente. Ovviamente in nessun posto c'è la perfezione, però noi siamo soddisfatti e contenti della nostra vita qua. Insomma, il paese ha molti vantaggi, è un paese che quindi, ha una legislazione. Quindi la scelta è stata una scelta personale, non ti ha condotto nessun obbligo di lavoro, proprio una scelta, detto, cambio paese. Sì, 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 no, noi avevamo il business expatrio, di cui poi possiamo parlare se vuoi. Sì, più avanti. Noi non abbiamo obblighi di lavoro, non ne ho mai avuto, nel senso che io da molto tempo ho scelto di non di avere una mia azienda o comunque una posizione indipendente da altri, e mi sono sempre spostato in modo da portare, cioè ho sempre, meglio dire, ho sempre creato dei business, che poi non sono tanti, ma sono due progetti grandi che viaggiano con me, insomma, no? Dopo che abbiamo lasciato l'Italia. E quindi sì, sono state scelte dettate da curiosità culturale, sociale, pianificazione fiscale e migratoria, quindi analisi del fisco dei vari paesi, analisi della gestione delle proprie attività di business in un modo che sia positivo, favorevole. E poi niente, curiosità, a noi piaceva Latino America, eravamo stati in viaggio in altri paesi del Latino America, non avevamo mai vissuto in nessun posto in America Latina, eravamo curiosi, insomma, e quindi così, insomma, siamo finiti, abbiamo deciso
di venire a Panama facendo delle analisi. Insomma, adesso noi aiutiamo persone a fare scelte di questo tipo, abbiamo un metodo, insomma, perché le persone vadano in un posto, siccome è una scelta molto importante, aiutiamo persone a evitare che vadano in un posto piuttosto che in altro sull'onda dell'impulso o dello slancio emotivo che molte volte spinge, però poi ci si pente, quindi insomma abbiamo anche usato un metodo che costruimmo allora nei due grandi trasferimenti che abbiamo fatto. Quindi queste... Parleremo più avanti della tua attività, sì, nello specifico. In maniera globale, ovviamente, non è lo stesso andare a visitare un paese come turista e poi andarci a vivere. Ora che sono passati degli anni, quando tu sei uscito dall'Italia, cosa puoi raccontarci dalle tue scelte, perché ovviamente la vita di ogni persona è differente l'una dall'altra. Certo. Le tue scelte, quali sono le differenze della tua vita adesso fuori dall'Italia? Parliamo di Panama, dove risiedi adesso, e quando eri in Italia. Ma, domandone, no? Allora, ovviamente, le differenze sono queste, no? Fondamentalmente, che da un punto di vista economico, attività economiche e gestione, siamo molto più liberi, perché viviamo in una condizione di indipendenza e di gestione autonoma delle nostre cose, senza che un governo ci possa realmente, come dire, soverchiare o dominare, no? Sai, molti, quando vivevamo in Italia, anch'io che avevo comunque una prospettiva, avevo già dei conti all'estero, avevo delle cose, no? Però tipicamente le persone hanno tutto nel paese di residenza, invece andando fuori e organizzandosi adeguatamente, una persona riesce a far sì che non esista un singolo governo che lo può completamente dominare, controllare, privare della sua indipendenza e libertà. E, differenze poi da altri punti di vista, ovviamente l'Italia mi piaceva molto, mi piacevano gli aperitivi, no? Per esempio un certo tipo di vita sociale e anche professionale con molta socialità, perché gli anni di Milano facevo moltissimo networking, partecipavo, io parlavo ad eventi, io partecipavo, quindi c'erano molte riunioni, era molto divertente andare a incontrare o presentare di fronte a tante persone o ascoltare, insomma, era una vita, diciamo, molto bella in quel senso. E ovviamente gli italiani abbiamo dei tratti comuni, un senso dell'umorismo comune, una cultura che ci accomuna, ed era, diciamo, molto bello, insomma, questo, no? Adesso questo è meno, come dire, capita meno in quel senso specifico, però è sostituito da qualcosa di altrettanto interessante, no? Perché noi viviamo, per esempio, a contatto con persone di tutto il mondo, noi frequentiamo, nelle nostre cerchie ci sono persone, ci sono europei di vari paesi, ci sono ci sono statunitensi e canadesi che vivono, per esempio, dove abito io, la maggior parte sono americani e canadesi. E niente, insomma, adesso la vita sociale è un po' ridotta perché siamo nel periodo del Covid, però insomma normalmente diciamo questa cosa è molto interessante. Panama, poi, noi abbiamo vissuto a città di Panama per circa tre anni, e la città è molto bella, molto ricca di attività, è un fermento continuo, è un hub culturale, sociale, economico, perché sta al centro delle Americhe, è un punto di contatto sia per i trasporti, quando si viaggiava di più, e anche da un punto di vista economico, perché è un paese che ha sempre avuto una legislazione scritta per attrarre persone da fuori, no? E quindi è un posto dove ci sono gli headquarters di moltissime aziende multinazionali, è un posto dove quindi ci sono tante persone che sono o dipendenti manager di queste aziende o sono degli imprenditori indipendenti più come me che vengono da fuori, perché è un tessuto economico attraente, no? Che è fatto per invitare persone che hanno voglia di creare cose a vivere lì. E quindi è un ambiente molto interessante, insomma, dove si frequentano persone molto interessanti, sia locali che non. E quindi, insomma, non... diciamo, queste sono le differenze fondamentali. Il cibo è un po' differente, però qua si trova un po' tutto, non è parlando di cose più semplici, no? Non saprei, insomma, qua si fa sport come lo facevamo, insomma, è abbastanza. Poi la vita è simile, la vita è quello che ognuno di noi si crea alla fine, no? Io vedo tanti che sono un po' negativi con le cose, io preferisco guardare il positivo, insomma, e cercarlo e crearlo piuttosto che
sai, non so se... Hai parlato di cibo, hai parlato di cibo e ti dirò che da italiano la maggior parte delle cose che mancano di più agli italiani fuori dall'Italia è il cibo. Nel tuo caso, quali sono le tre cose? Guarda, ti do una... Le tre cose che ti mancano più dell'Italia. Allora, guarda, beh, ci sono delle... Allora, gli spaghetti con le cose che mi mancano più dell'Italia... Vedi, l'Italia in generale, allora no, no, non direi che il cibo, no. Non, se tu mi dici dell'Italia, mi manca un certo tipo di atmosfera e di, diciamo, di senso dell'umorismo e modo di conversare assieme, di dibattere in maniera simpatica, che è abbastanza peculiare, abbastanza tipico degli italiani, che noi abbiamo, e diciamo, il modo di ridere delle cose, il modo di vedere le cose, questa è la cosa che diciamo, è la cosa che, se ce n'è una, e questa, non è che mi manchino le cose, perché se mi mancassero molto forte tornerei là, però non, diciamo, se ce n'è una tu mi chiedi è questa. Poi il cibo direi di no, perché io ho studiato negli Stati Uniti, ho vissuto da piccolino, già ero abituato a mangiare cose diverse, a abituarmi a gusti diversi, a cose diverse, insomma non sono certo che ci sono delle cose della mia città particolarmente che mi piacciono molto, però perché mi ricordano l'infanzia, però non al punto da dire quelle tre cose che mi mancano, non so, certe che ti posso dire, gli aperitivi in compagnia e la vita sociale di cui ti parlavo prima, no? Professionale, la vita sociale e professionale, no? Il riunirsi e il fare attività, diciamo, intellettualmente stimolante con persone in gamba e discutere, parlare, questo sì è una cosa che adesso facciamo online con persone, sì, però non è ripetibile, no? Perché era una cosa che era un po' tipica di quel periodo. Queste sono le se non so se quindi se fondamentalmente rispondo. Sì, fondamentalmente sei contento della scelta fatta, quello sì. Sì, 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 se non fossi contento cambierei. Sì, perfetto, certo. E ovviamente siamo in una situazione mondiale di emergenza, come ti ha creato problemi questa situazione Covid a livello lavorativo o hai avuto vantaggi stando in Panama? Ma allora, dunque... Purtroppo io no, non ho avuto problemi, non ho avuto grandi cambiamenti nel senso dei miei due progetti, delle mie due aziende, insomma, che io continuo a gestire, perché si tratta di due business che si sviluppano online e non richiedono incontro fisico e quindi io dal mio punto di vista io e i collaboratori siamo sparsi in posti diversi e lavoriamo a distanza, insomma, abbiamo dei modi di farlo abbastanza bene, insomma, e il business non è stato colpito da questo, no. E certo che il paese dove io vivo, sì, è stato colpito come tutti, perché intanto ti cambia la vita, le abitudini, perché ci sono restrizioni di tanto in tanto, ci sono dei momenti in cui non si può fare delle cose. Ovviamente la situazione ha inflitto un colpo durissimo a tutta l'economia legata alle attività sociali, quindi ristoranti, tutte le cose che si fanno insieme come in tutto il mondo, anche qui sono, quindi hanno chiuso molti ristoranti, o meglio non è che hanno chiuso, li hanno chiusi perché sono costretti, non possono funzionare, ed è chiaro che si sono persi dei posti di lavoro, ci sono delle come dire, c'è meno entusiasmo, meno gioia di vivere di quanto ce n'era, come penso un po' dappertutto, e sì, il paese è stato colpito, c'è una gestione delle cose abbastanza, come dire, abbastanza intensa, no? Determinata da parte del governo, e, insomma, prendono i provvedimenti, sono abbastanza simili a quello che fanno in altri paesi, cioè restrizioni tipo chiusura, orari, coprifuoco, toque de queda, no? Imparato in spagnolo si dice, insomma, queste cose, il paese certo ha subito, no, un colpo sia economicamente che anche nel senso anche del vedere come le persone si muovono, insomma cambia le abitudini, purtroppo vedevo anche che, cioè, parrebbe che, non sono sicuro io personalmente che questa situazione cambierà presto, perché io penso che il Covid sarà con noi per un periodo e quindi è bene anche
organizzare la propria vita e le proprie attività economiche, i propri business. Io suggerisco sempre, in modo da tener conto di questa possibilità che a me sembra molto concreta. Quindi. Adesso sì, parlaci con profondità dei tuoi business, dei tuoi lavori. Sì, sì. Beh, allora, dunque, uno dei due, il primo e il più antico, è Expatrio, expatr.io. Expatr.io è un'azienda con la quale aiutiamo persone di lingua italiana, italiani che vivono in Italia o vivono già all'estero, a mettere in ordine le proprie cose. In particolare, i nostri clienti sono tipicamente di due gruppi, no? Sono imprenditori o persone che hanno un patrimonio, no? Di qualche tipo, e noi li aiutiamo in pianificare le proprie scelte migratorie, quindi dove andare a vivere, sulla base di situazioni requisite di accesso, caratteristiche normative e fiscali, e quindi in maniera che loro possano avere una serie di opzioni di confronti, no? Ovviamente poi ci sono gli aspetti culturali, sociali e di gusto, che sono molto importanti. L'altro aspetto che mettiamo, diciamo il secondo, riguarda l'attività che loro fanno. Molti sono degli imprenditori, come dicevo, quindi noi ci occupiamo di selezionare per loro delle giurisdizioni che siano adatte come residenza fiscale per la loro attività. Quindi noi abbiamo tipicamente dei clienti che sono imprenditori che fanno dei business tradizionali, e loro tipicamente useranno la residenza, sceglieranno una residenza, cioè avranno l'attività dove, con la società nello stesso paese dove loro vivono. Se invece imprenditori digitali, che sono tantissimi, possono avere molto più margine di manovra, perché possono costituire una società in paesi differenti, ovviamente in paesi differenti, e avere dei vantaggi fiscali significativi per questo fatto. Si riesce ad avere, a ridurre il carico fiscale e le imposte in maniera veramente molto molto importante, no? E questo ovviamente in piena legalità, che se no non si farebbe. E la terza cosa di cui noi ci occupiamo è l'aspetto di gestione finanziaria, e quindi dove mettere i soldi, dove avere conti correnti, come ricevere i pagamenti se hanno dei business che devono incassare dei soldi. Tutti i business devono incassare dei soldi, quindi decisamente ce ne occupiamo. E anche per persone che hanno dei patrimoni, un po' la gestione delle loro cose in maniera organizzata. Okay? Quindi le tre cose che noi facciamo per loro sono: aiutiamo con un ventaglio di possibilità a vedere degli scenari che consistono di quale paese, dove avere la residenza e la residenza fiscale. Poi numero due, dove costituire in quali giurisdizioni o in quale giurisdizione costituire l'entità legale, la società che opera il business, o gestisce il patrimonio o i patrimoni. E poi terzo, la gestione delle finanze, che siano personali o del business, in senso molto ampio. Quindi considerando dal banale conto corrente bancario a tutto ciò che è in forma di investimento più sofisticato, incluse criptovalute piuttosto che azioni, bonds e quant'altro il mercato, grazie a Dio, offre. Okay? E i nostri clienti hanno quel profilo che ti dicevo, e tipicamente arrivano, vista il nostro sito, arrivano, diciamo, alcuni, noi, diciamo, vedono un po' la nostra, noi abbiamo un processo di un po' di selezione dei clienti, perché non tutti sono allineati col nostro approccio, quindi alcuni non facciamo una sorta di processo di percorso, di selezione, per cui alcuni arrivano poi a dialogare con noi, e alla fine li prendiamo a bordo e li aiutiamo nel loro progetto, insomma, nel loro percorso, no? E quindi questo è Expatrio, che è un business che ha 10 anni di vita e abbiamo tantissime esperienze, insomma, e un po' riprende la mia attività italiana di aiutare, diciamo, che facevo con le aziende che internazionalizzavano le loro attività nel mondo e che poi ovviamente posso fare anche in maniera molto molto consapevole, visto che io ho cambiato paese 2 volte con mia moglie, insomma, e così via. E questo è uno. Poi negli anni recenti, è da circa 3 anni che ho iniziato a fare criptovalute. Già da prima facevo investimenti e trading di azioni, avevo iniziato a fare diversi anni fa un account con Interactive Brokers, e quindi investivo, e poi ho preso il gusto di fare
delle operazioni più rapide, anche, no? Degli swing che durano magari una, due, tre settimane o così. E poi quando ho preso familiarità circa 3 anni fa con le criptovalute, ho iniziato a investire anche in criptovalute e a fare anche lì delle operazioni più o meno, alcune più a lungo termine e alcune invece di trading non tanto serrato, però abbastanza, come dire, tecnico, basato sullo studio e la conoscenza dell'analisi tecnica. E insomma, recentemente da questa cosa è nata la mia idea di mettere su un sito web, di iniziare a condividere le cose. E il progetto si chiama thesmartmoney.club e con questo, diciamo, iniziamo un po' a condividere le cose con le persone. Poi a me piace molto insegnare, mi piace molto condividere quello che faccio, insomma, e poi vedremo, insomma, dove ci porta. E questo è molto una cosa che io faccio francamente per il gusto di farla, perché per un lungo tempo ho pensato anche se farla, perché l'attività di trading e investimento, la verità, è piuttosto profittevole stata, no? Quindi non sarebbe, però è un po' solitaria, quindi si passa il tempo in analisi, in studio, in verifiche, e quindi la cosa può essere può annoiare, ok? Quindi in un aspetto. Quindi il gusto invece che forse affiora invece per me di stare insieme ad altri e di fare delle cose, adesso metterlo su dei webinar, se farò delle attività un po' più intriganti anche per me, mi diverto a fare queste cose e via. Questo poi gradualmente diventerà un business, probabilmente con anche delle attività a pagamento, insomma, che è naturale anche un pochino per motivare le persone, però per adesso non è tanto lo scopo quello di, è più uno scopo francamente di intrattenermi con delle persone, cioè la verità, è abbastanza semplice la cosa. Quindi dobbiamo consigliare ai telespettatori di usarti, di usare le tue esperienze, i tuoi servizi per gestire le proprie finanze e per vedere di guadagnare qualche soldino in più con i tuoi due progetti. Beh, sì. Questo è il senso, ovviamente. A parte quello che tu stai offrendo, Panama, da un punto di vista lavorativo, offre qualcosa di più? Quindi sei un italiano, magari non direttore generale di un'azienda, ma un medio della sfera sociale borghese, decide di venire a Panama. Ci sono possibilità lavorative? Allora, io suggerisco di... A Panama ci sono possibilità lavorative per chi è intraprendente e ha una forte energia imprenditoriale. Non ci sono prospettive ragionevoli per chi cerca lavoro. Questo è un discorso che faccio per la maggior parte dei paesi del mondo. La maggior parte dei paesi del mondo, lasciamo gli europei, ma la maggior parte dei paesi del mondo accolgono volentieri persone che arricchiscono l'economia del paese. Queste persone hanno o talento ed energia imprenditoriale, o denari, o tutte e due. Le persone che invece vanno in un paese a cercare lavoro, tipicamente tolgono un po' a ciò che altre persone creano in quei paesi. Ed infatti molto spesso ci sono limitazioni, per esempio a Panama certe professioni sono riservate ai locali, varie professioni intellettuali tipo il medico, l'avvocato, eccetera, possono essere iscritti all'albo solo persone di nazionalità sì, locale e così. E poi, insomma, lavorare un certo tipo di lavoro manageriale può avere sicuramente un senso, però è meglio, come dire, piuttosto che arrivare nel paese, Panama inclusa, per cercare delle cose conviene, diciamo, usare le proprie cerchie professionali, il proprio network professionale, trovare delle opportunità, e se incidentalmente sono a Panama tanto meglio, insomma, no? e si colgono, ok? Quindi questa è la cosa. Panama è particolarmente attraente per persone che hanno un desiderio e una capacità di mettere su delle aziende che funzionano online, che possono avvantaggiarsi della fiscalità territoriale che questo paese offre. Per inciso, per esempio, tutte le attività di trading e investimento e i capital gains generati dalle attività di trading e investimento sono esenti tasse, okay? Non si pagano tasse su questi,
Analogamente, tutte le attività di business che generano fatturato con clienti che sono fuori dal paese sono esenti dalle imposte. Ok, sembra tanto, sì, sono esenti da imposte, perché il Panama, come altri paesi del Centro America, hanno una cultura giuridica che ha fatto sì che si affermasse il principio della fiscalità territoriale, che in sintesi significa che il reddito prodotto nel territorio è soggetto a imposte, il reddito prodotto fuori dal territorio non è soggetto a imposte. E questa è una cosa che per gli italiani che vivono in Italia può apparire così, no? Però è vero, è proprio così. Fantascienza. Fantasy, sembra. Però io continuamente, per esempio, ovviamente per Expatrio abbiamo un network di avvocati e commercialisti che ci danno una prospettiva locale molto, molto approfondita, ovviamente, no? E ovviamente anche a Panama. E noi facciamo delle ricerche continue, non fosse sicuramente per i clienti, no? Ma anche per noi stessi, perché noi abbiamo due società e vogliamo essere, insomma, ci sono delle evoluzioni in queste cose, l'Ocse cambia delle cose, esercita pressione nei confronti dei paesi, compresa Panama. E quindi la cosa che interessa molto a noi è che... diciamo che la cosa non cambi e diciamo dalle verifiche più recenti che ho fatto proprio due settimane fa, confermiamo che la situazione di certe fonti di reddito e certi tipi di attività sono esenti dall'imposizione, non sono soggette a imposta all'interno di questo paese. Chiaramente ci sono delle condizioni da considerare, bisogna analizzare caso per caso, bisogna vedere, però il paese, diciamo, è molto attraente per questo. Non è un paese tra i più economici, è un paese dove, per esempio, vivere in centro, città di Panama, può avere i suoi costi, anche se stanno cadendo i prezzi, perché, per esempio, calano gli affitti, e, insomma, diventa qualcosa un po' più accessibile per via delle ragioni, insomma, che sappiamo. E così, insomma, questo è un po', se rispondo alla tua domanda, un po' la situazione. Pienamente risposto, sì. Assolutamente sì. Vuoi nuovamente ripetere i nomi dei tuoi due progetti? Sì. Allora, uno, il sito web è Expatrio, è scritto expatr con la X, expatr.io, e l'altro è thesmartmoney.club, scritto the smart money tutto attaccato, come in inglese, il denaro intelligente.club. Ovviamente metteremo... Nel titolo metteremo i tuoi contatti, metteremo i tuoi link, sì, perché la gente si possa collegare con te. E qualsiasi domanda vogliate fare al nostro amico Mario, potete usarci come canale, fate domande che noi ovviamente, sì, daremo come sponda al nostro amico Mario. Diteci se avete intenzione di andare a Panama, se avete bisogno di servizi che vi possa offrire Mario, o scrivendo direttamente a lui o scrivendo al nostro canale. Il nostro canale, ricordatevi, sono molti a scriverci nella mail di italianiinperu@gmail.com, però noi chiediamo di lasciare sempre dei commenti sotto ai nostri video, perché anche gli altri spettatori possano individuare la domanda e magari loro stesso farsene altre di conseguenza, come in questo caso sulla situazione di Panama e sui business che Mario offre. Mario, vuoi dire qualcos'altro? Ma allora, intanto un grande, come dire, augurio a tutti, no? E in qualunque condizione vi troviate, davvero, spero che, è un po' banale, no? Però viene dal cuore, no? E vorrei che veramente chi ci sta ascoltando abbia la miglior fortuna e che possa trarre da questa conversazione le cose utili. Speriamo davvero che siamo stati non solo interessanti, ma magari anche abbiamo dato qualche spunto utile, e niente, poi da là, che venga da questa conversazione o da altri spunti, insomma, che le cose vi vadano molto bene, okay, questo vorrei dirvi. Sicuramente sì, io ritengo che la conversazione è stata utile per moltissime persone, italiani e non italiani, ovviamente, che capiscano la lingua italiana. La situazione internazionale non è delle più belle, però sicuramente usciremo anche da questa, e questa potrebbe essere un'opportunità per vedere altre soluzioni fuori dall'Italia. Mario, ti ringraziamo e sicuramente resteremo in contatto per
Non si sa mai, magari per i 5 tacci di persona o per pubblicizzare altri tuoi progetti. E a tutti quelli che guardano questo video, per favore, fateci sapere che ci siete. La solita cosa, cliccate la campanellina, fate capire a YouTube che vi interessano i nostri prodotti. E Mario, ti ringraziamo tantissimo. Alla prossima. Da questo bellissimo sfondo che hai dietro di te. Un saluto grande e a presto. Ciao Mario. Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie, ciao, un gran piacere, ciao.